Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che il suddetto martello nero ci ha aperto il passaggio e guarda caso il suo martello ci permette di distruggere tutti questi cristalli, martello o comunque potenziamento che in questo momento noi ovviamente non abbiamo. Ovviamente il martello non riusciamo neanche ad alzarlo, pensa un po'. Comunque qua non c'è nascosto nulla, mi sembra. No, sembra proprio di no, ma probabilmente sarà una via di ritorno. E scendiamo di sotto. Ora da qui non c'è più ritorno. Anche perché il cristallo comodamente blocca la via. Pensa un po' il caso nella vita, quel cristallo proprio lì davanti. Vabbè, lasciamo perdere. Oh, guarda un po'. Vediamo quante anime saranno. 250, immagino. Certo che le ceste danno veramente... Ok, scusatemi, pensavo che l'acqua mi spingesse indietro. Le ceste danno veramente poco e nulla di... Magari sono quelle iniziali, Però danno veramente poco di... A livello di anime. Sì, questo mi ha dato 100 anime. Mamma mia, gli sprechi proprio, Come ho detto, l'unica cosa che ancora mi infastidisce... Cioè, o meglio, ancora... Che non mi piace a livello proprio di gioco, di questo gioco... È il target. Questo gioco a livello di animazioni, a livello di un sacco di altre cose, le combo, le... Cioè, se faccio questo attacco, va che figo. Faccio questo, bellissimo. Però poi il lock è... non mi piace, è fisso, ma fisso male. Quella roba cos'è? Cosa tu sei? Ah! Ah bene. E certo non era quello che mi aspettassi, Non era per nulla quello che mi aspettavo comunque. Ah però posso schivare. Posso schivare anche col cannone. Eh no, ma dai! Certo è stato inaspettato trovarselo qui l'affranta, Dong! Mi sa che l'hai fatta soltanto incavolare. Troviamola e finiamo il lavoro. Beh, sì. Non giocherellare con lei. Ma vaffanculo, ascolta. Vabbè, ha fatto un bel po' di casino con gli angeli. Comunque il loro cannone, se mi permetti, gioco, io me lo tengo. Si sa mai che possa essere utile. Posso aprire qui? Posso aprire, perfetto, questo me lo prendo, si sa mai. Certo, immagino che comunque il cannone fosse il modo più veloce per farle danno, per carità. Però diciamo che comunque non era il modo più pratico per schivare. Vediamo, 100 anime. 100 anime, wow. Che spreco, ragazzi. Vabbè, Vulgrim sarà comunque contento. Apriamo anche questa. Mi riprendo il cannone. E vediamo cosa si nasconde qua sopra. Guarda, un'altra cesta con probabilmente altre 100 anime. Eccomi qua, ehi, lascialo giù. Saltellando piano piano, alla fine ce l'abbiamo fatta. 250? 2,50 questo giro. Apriamo anche questa porta. Mi prendo il cannone perché col cavolo che lo lascio giù. C'è qualcuno qui? Ok, sembrerebbe di no. Prendiamoci la vita, visto che con quel cannone schivare era più difficile che altro. Dai, per fortuna mi sono anche ricaricato. No, no, sto cannone col cavolo che lo lascio giù. Ma proprio zero. E a quanto pare invece dovrò lasciarlo giù. Benissimo, grazie gioco di avermi fatto affezionare a un'arma che da lì a poco avrei dovuto abbandonare lo stesso. Niente schifini qua? Strano. Di solito ogni volta che c'è questo tipo di muro ne approfittano per mettere... Guerra? Ok, scusami, ti eri impallato.
Ne approfittano per mettere quegli schifini lì esplosivi o quelli, come si chiamano, quelli che si muovono per infastidirti. Quanti cristalli. Chissà quale oggetto troveremo questa volta. Non lo so, forse qualcosa che ci permette di, non so, distruggerli. Lo spero in realtà. La mia è più una speranza che altro. Benissimo. Grazie di essere stato inutile. Allora, fermi tutti. Cosa possiamo fare? Posso buttarmi di sotto e basta. Aspetta. Riesce a targettarlo? Rasen Shuriken non ci arriva. Ah, benissimo. Oh, io fermo. Beh, dai, è stato facile. È stato facile, ma... dove devo buttarla questa? Credo là, ma non ci giurerei. Non ci giurerei perché non vedo delle fonti di fuoco. E sott'acqua la situazione non cambia. A parte ste anguille elettriche. No, non è vero. Forse possiamo passare da qui. Forse possiamo passare da qui. Quello cos'è? Ah, un nemico. E fare il giro. Scopriamolo subito. Proviamo a risalire. Ecco qua un muro. Vediamo dove ci porta. E niente. Ecco fatto. Allora, vediamo dove ci porta questo muro. Ah, eccolo qua il fuoco. Ti pareva? Ti pareva? Ok, allora, credo di aver capito l'antifona. Ovvero, 1, 2. Perfetto, da qui dobbiamo far arrivare all'altra canna del gas che è dall'altro lato. Posso? Sì, posso, però aspetta, guerra. Ma dai! Ecco, alla fine in qualche modo ci è arrivato lo stesso. Ma come fai a mancarli? Li targhetti pure. Vabbè, niente. Alla fine lavoro compiuto lo stesso. Passiamo dall'altro lato. Adesso arriveranno altri di quei cosi verdi? Molto probabilmente. Allora. Allora. Come dicevo, dobbiamo far arrivare il fuoco da lì a qui. Targettiamo questo e poi targettiamo questo qui. Ora il fuoco è acceso, perfetto. Vediamo, ci arrivo là? No, però, giusto per sicurezza, ne lancio un'altra anche qui. Si sa mai. E comunque non lo riesco a targettare, va bene. Ho paura che... no, beh, forse non prendo danno se sono abbastanza lontano. Ho paura che il fuoco mi faccia rimbalzare via dopo. No, ero abbastanza lontano, perfetto. E ora si prosegue. Che cosa sono quei gremlins? Probabilmente sono una minaccia. Dovremmo fare assolutamente attenzione, ma cosa più importante dobbiamo... stavo dicendo, dobbiamo usare la falce. Aspetta. Allora, lì ci sono delle anguille. Ma dall'altro lato c'è una cesta. Ora, c'è possibilità che io ci arrivi facendo così? Sembra proprio di no, però vabbè. Abbiamo preso quest'altra cesta. Ok, vuol dire che per arrivare lì dovrò sbloccare quel cristallo, probabilmente. Va bene, seguiamo quel rumore sinistro e vediamo dove ci conduce. In una zona che probabilmente è una zona dove dovremmo combattere. Cosa vi avevo detto? Oh, ma guardali, voi siete i cuccioletti della Franta. Maledetti piccoli sgorbi schifosi.
faccio di quelle combo che veramente non ti faccio più scendere. Vieni qua. Zaccate, via la testolina. Sono palesemente uguali agli altri nemici che abbiamo già visto. Solo che il problema è che hanno solo un po' più vita perché sono colorati diversi, pensa un po'. Vieni qua, zaccate via la testa. Io continuo ad usare pelle di roccia, pelle pietra, come cacchio si chiama, per aumentare il mio attacco. E si è disattivata da sola, perfetto. Oh, comunque, riduce i danni, aumenta di un po' i danni che facciamo. È comunque stata una buona spesa, sicuramente. Anzi, se il potenziamento a modo suo funziona, direi anche di sfruttarlo meglio, comprando il potenziamento. Ma stai buono, scemo. L'unica cosa è che mi sembra che sono un po' rallentato. Non ci giurerei. Ed eccolo qua l'amico di fuoco. Aiuto? Non ci giurerei, ma mi sembrava di essere rallentato. Aiuto. Vieni qua, ti spacco la faccia. Aia, che male. Ma guerra però, anche tu, Va bene tu. Aspetta. Vieni qua. Vediamo cosa si nasconde. Certo, forse non era il momento più appropriato farlo, però va bene uguale, direi, no? Oh, aspetta, anche tu. Dai! Che sono punti era quelli. E soprattutto c'ho gli invincibility frame. Aia! Mi ha fatto un uppercut. Io continuo ad usare la falce perché voglio livellarla assolutamente. Anche se in molti casi mi rendo conto che non è abbastanza performante a livello di danno. Me ne rendo assolutamente conto. Però devo livellarla, quindi fanculo. Oh, ma guarda, il buco ora è aperto. Comunque, oltre alla cesta lì, ho visto che c'era una cesta della vita. Eccola qua. Tanto probabilmente in queste zone non ci ritorneremo, credo mai più, però meglio prenderle queste cose. Aspetta un attimo, c'è qualche oggetto qui? No, sembrava, ma no. Vediamo. Eccoci qua, in fondo al mar, in fondo al mar. Si scende e ci sono le anguille elettriche. Sono il nemico peggiore che puoi trovare dentro l'acqua, lo sai. Perché l'elettricità dentro l'acqua è contagiosa. Allora, dove devo passare invece di cantare ste minchiate? Ecco fatto. Qui c'è un portone chiuso da una chiave. Chiave che molto probabilmente, la butto lì, troveremo adesso. Troveremo in una zona poco più avanti, immagino, vero? Comunque qua c'è un labirinto sott'acqua. E aspetta un attimo, fermo 2 secondi. Io ce l'ho l'oggetto. Non ce l'ho più. Ah, ecco perché. Stavo dicendo, facciamo così. Stavo dicendo, non ho l'oggetto che mi fa la ira, quindi mettiamola qui. Nel momento in cui non la uso la falce, equipaggiamo l'oggetto. Ecco perché. C'è una corrente d'acqua che non mi permette di passare. Nei momenti in cui... Nei momenti in cui io non posso proprio usarla, la falce, il gioco non me la riconosce neanche.
E allora facciamo così. Mettiamo questo alla spada fisso. Questo lo lasciamo qui perché dobbiamo livellarla. Vediamo. Appena mi appare l'icona dell'ira, vediamo se si sta ricaricando. Perché se non si ricarica neanche adesso, vuol dire che nei momenti in cui sei in acqua sei proprio fermo, nel senso non puoi fare nulla. Ok, qua possiamo passare. E qua si continua. D'accordo, saliamo qua sopra. Che cosa hai trovato, guerra? Un altro pezzo dell'armatura degli abissi? Mi sembrerebbe strano. Mietitore. Questo potenziamento incrementa le anime raccolte da nemici caduti. Perfetto, perfetto. Abbiamo trovato l'oggetto che ci aumenta i soldi, in sostanza. Ottimo, ottimo, ottimo. Così spendi e spandi. Lo equipaggeremo sicuro, guerra. Vai tranquillo. Anzi, beh no. Allora, magari era perché Tiamat era il primo boss. Però Tiamat ci ha veramente dato niente di anime. Dai, ce ne mancano solo uno e due. Altri due pezzi e la nostra ira cresce. Però non mi sembra si stia ricaricando, eh. Ah certo, perché sono cretino io. Ho messo l'equipaggiamento sbagliato. Bravo. Proviamo a rimetterlo qua. Bravo cretino. Ecco perché non si ricaricava. Avevo equipaggiato l'oggetto sbagliato. Bravo, bravo guerra. E la ventola fortunatamente si fermò. E ora possiamo passare. Guerra, uno dei cavalieri dell'abisso, bloccato da una ventola sott'acqua. E vabbè, oh, tutti abbiamo i nostri limiti a quanto pare. Oh, ma guarda, i pesciolini sono tornati. Vabbè, vabbè, magari è perché questi nemici hanno poche anime con loro, per carità. Però non mi sembra di aver visto chissà quale grande aumento. Ma appunto, dicevo, questi nemici hanno già poche anime di loro, quindi poco mi aspetto. Oh, ma guarda, un'altra cesta. Che cattiveria. Ah, ecco la chiave, finalmente. Abbiamo ottenuto la chiave. E allora si prosegue all'indietro, andando ad aprire il portone che poco fa era chiuso. Eccoci arrivati. Uno e due, ecco a te. Prenditi sta chiave. Ah, che dolore. Mi hai fatto male. Lo so, è dura la vita. Oh, abbiamo appena trovato il potenziamento. Eccolo qua. Hai sbloccato un nuovo potenziamento, oh cavalier. Hai sbloccato i pugni. Ora hai i pugni nelle mani, cavaliere. Bello, mi piace questo guanto. Che show off. Adesso arriverà l'orda di nemici, guarda caso, la scossa tellurica. Un guanto da battaglia che rilascia una scossa tellurica quando viene caricato. Per caricare il guanto tieni premuto triangolo. Va bene. Ok. Volevo vedere le combo, però va bene. Va bene, uguale. Aia, che male. Forse non è il caso di... Ecco fatto. Oh, eccoli qua. Sono arrivati gli spettatori. Dai che voglio combattere. Oh no, ecco fatto. Ulla. Abbiamo il giocattolino ora. Ma dai. Speravo durasse di più. Dai, prendilo. Che è successo? Ah, sta facendo la cinematic, certo.
Minchia. Che cazzottone. Ecco fatto. Via le gambine. Tec tec, che scherzo che hai fatto. Allora, fermi tutti. Dammi un secondo, guerra. Mettiamo le cose alle giuste armi ora. Facciamo che al guanto diamo il potenziamento dell'ira. Non penso che lo userò chissà quanto il guanto. Alla falce ridiamo il potenziamento che aumenta la quantità di allenamento dell'arma. Mentre alla spada lasciamo questo qui delle anime. Perché beh, può essere sempre utile. Anzi, assolutamente sarà utile. Via le gambette. Ma vai via. Via la gamba. Maledetto schifosino. Via le gambe. E anche a te adesso. Via la testolina, maledetto. Schifoso. Ah, oh, che bello. Non finiscono più i nemici. Aspetta, aspetta. Ahia, che male. Aspetta, guerra. Ecco. No, vabbè, dai. Fa niente uguale. Almeno ci siamo ricaricati la vita una volta per tutte. Via la faccia. Continua ad usare pure la faccia. Tanto il guanto lo usi più per spaccare i cristalli che per altro. Via un cornetto. E dai. Ma mi insegue. Guardalo. Vieni qua. Via le gambe. Mi perseguita. Via la faccia. Sai quando ti dicono hai perso la faccia al gioco? Ecco, appunto. Dove è volato? Scusami un attimo, dove è volato il nemico? Io l'ho visto prendere il volo. Io ho visto proprio il nemico sparato nell'esosfera. Benissimo, cavaliere. Hai vinto, hai ucciso tutti i nemici. Vieniti a prendere il tuo premio. Ok, sì. Qual è il mio premio, dunque? Un altro pezzo dell'armatura? No, un'altra chiave. Perfetto. Bene, con questa chiave allora si proseguirà di sicuro. Due pugni incredibili. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.